Nel 1979 il premio Nobel per la fisica fu conferito ad un fisico che lavorava a Trieste. Si chiamava Abdus Salam ed era direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica, noto anche come ICTP. Questa struttura fu creata nel 1964 per fare da ponte tra il nord e il sud del mondo scientifico. La culla da cui è nato l'ICTP è stata l'Università di Trieste e in special modo l'allora Istituto di Fisica. Il padre sia dell'ICTP che dell'Istituto di Fisica è Paolo Budinic, a cui abbiamo chiesto come vede il futuro di un giovane che voglia fare il mestiere del fisico. Il mestiere del fisico è un buon mestiere, perché quello che insegna a fare è a affrontare problemi nuovi. Difatti i fisici poi sono reclutati dalle facoltà di medicina, dalle assicurazioni generali, perfino in America c'è stato uno che ha risolto il problema dell'aeroporto di Miami, che era complicatissimo per i laghi che ci sono. E quindi appunto, ora io come teorico direi che questo è il momento di studiare fisica, perché la fisica teorica si trova davanti a un muro da 40 anni e questo muro sta crollando. E quindi verrà il momento, quando crolla, che, come diceva Dirac, anche un fisico di terza classe può scrivere lavori di prima classe, perché qualsiasi cosa che trova, qualsiasi pietra diventa una pepita. Un altro dei campi molto esplorati a Trieste è quello dell'astrofisica, la cui più nota rappresentante è Margherita Hack. Un astrofisico è un fisico che studia la natura dei corpi celesti, pianeti, stelle, galassie e tutto questo insieme che è l'universo. E cosa vuol dire studiare la natura dei corpi celesti? Vuol dire capire qual è la materia di cui sono formati, solida, gassosa, liquida, la composizione chimica, quali sono le fonti di energia che fanno brillare le stelle, e dall'analisi della luce emessa dalle stelle cercare di risalire a quella che è la loro origine, come si sono formate le stelle, come nel corso della loro vita si modifica la loro struttura. Ora i fisici italiani, gli astrofisici italiani, hanno a disposizione due importanti strutture osservative, che sono l'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Australe, con i più grandi telescopi del mondo, che si trovano nel deserto di Atacama in Cile, e l'Agenzia Spaziale Europea, che mette a disposizione strutture su satelliti che permettono di osservare l'universo in quelle radiazioni come raggi gamma, raggi X, ultravioletto e infrarosso, che non sono accessibili da terra perché assorbite dalla nostra atmosfera. Inoltre qui a Trieste, che non per nulla si chiama la città della scienza, ci sono delle strutture che fanno ricerche estremamente avanzate nel campo della fisica. In particolare abbiamo l'osservatorio astronomico per quanto riguarda l'astronomia e il dipartimento d'astronomia dell'università, la SISA, cioè la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, che è un'università che accoglie neolaureati per compiere il loro dottorato, e fra gli altri dottorati c'è anche un dottorato in astrofisica. C'è il Centro Internazionale di Fisica Teorica, in cui si svolgono ricerche anche di astrofisica, di relatività, di argomenti teorici che riguardano appunto la fisica dell'universo. C'è poi l'area di ricerca, anche lì ci sono dei laboratori, fra gli altri il CARSO, che vuol dire Center for Advanced Research in Space Optics, che costruisce strutture per satelliti, che ha anche completato e collaborato alla costruzione di un telescopio che ha volato più volte sulle navette spaziali. Quindi non mancano le opportunità per fare ricerca avanzata in astrofisica a Trieste. Oltre a Margherita Hack,
vari fisici dell'Università di Trieste sono coinvolti in ricerche di astronomia. Abbiamo chiesto alla professoressa Matteucci, recentemente eletta all'Accademia dei Lincei, come vede il momento attuale per l'astronomia. Questo momento in particolare per l'astronomia è da paragonarsi al Rinascimento nell'arte, proprio perché grazie a un'enorme quantità di telescopi e di strumenti raffinatissimi che vi sono montati, stiamo avendo una quantità di dati incredibile e abbiamo un enorme bisogno di persone, di giovani che abbiano l'entusiasmo e la voglia di venire a interpretare questi dati e di dare il loro contributo al progresso della scienza. A Trieste esistono altri settori di ricerca in fisica altrettanto affascinanti, sia sperimentali che teorici. Abbiamo chiesto ad un fisico teorico quali sono, secondo lui, le motivazioni principali che spingono un giovane a studiare fisica. È chiaro che la motivazione maggiore che può spingere un ragazzo a fare questa scelta è quella, diciamo, della curiosità intellettuale nello scoprire le leggi della natura. Per usare un termine einsteiniano, voglio capire i pensieri di Dio, il resto non sono che dettagli. Naturalmente il poter affrontare un tema di questo genere richiede un'adeguata preparazione matematica e quindi pesanti studi formali, ma non si deve pensare che chi fa il teorico si occupi solo di cose estremamente astratte che non hanno e che non possono avere un impatto diretto dal punto di vista pratico e tecnologico. Vorrei ricordare che molti dei premi Nobel che sono stati dati negli ultimi anni hanno avuto delle applicazioni immediate di cui facciamo uso tutti i giorni, tipicamente i nostri transistor, i nostri computer e cose di questo genere. Non solo, ma recentemente è avvenuto un fenomeno assolutamente particolare, vale a dire la riflessione critica sulla nostra teoria più fondamentale, che è la meccanica quantistica, ha portato ad intravedere delle possibilità tecnologiche assolutamente inaspettate. E quindi è proprio di questi tempi che si parla, e probabilmente ne avrete sentito parlare, di crittografia quantistica, di teletrasporto, di computazione quantistica. Questi sono tutti campi applicativi in cui la teoria ha permesso di fare dei salti assolutamente giganteschi. Da questo punto di vista, quindi, anche per uno che si laurea in teorica con queste motivazioni di base, si possono aprire delle possibilità di lavoro assolutamente inaspettate. Come la fisica teorica, anche la fisica sperimentale è un settore estremamente avvincente. In particolare a Trieste, per la fisica sperimentale dello stato solido, esiste una macchina di luce di sincrotrone unica in Italia e varie strutture legate a questa. Qui ci troviamo nei locali del TASC, un laboratorio dell'INFM che viene gestito in collaborazione con l'Università, in particolare col Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. La macchina che vedete alle mie spalle è una macchina straordinaria, si chiama Scanning Tunneling Microscope. Essenzialmente è un microscopio che ha una risoluzione che arriva a vedere gli atomi. Tanto per avere un'idea, nelle immagini che stanno correndo alle mie spalle, se voi ingrandiste della stessa quantità un gatto, avrebbe i piedi qua e la testa al volo nord. Quello che si possono fare con queste macchine è qualcosa di sbalorditivo. Noi in pratica ci riusciamo a vedere delle reazioni chimiche mentre avvengono, e quindi vediamo i singoli atomi uno per uno mentre si abbracciano e poi si lasciano. Siamo all'alba di una nuova era che si chiama nanoscienza e nanotecnologia, e questo consentirà di rivoluzionare letteralmente tutto il modo in cui viene concepita la materia, in cui si fabbricheranno i nuovi materiali del futuro. Sempre nel campo della fisica sperimentale, Trieste e il suo Dipartimento di Fisica vantano una grande tradizione nella fisica delle particelle elementari e dei nuclei. La maggior parte di queste ricerche viene svolta nei grandi laboratori sperimentali quali il CERN di Ginevra. Questo è un laboratorio allestito per il test di dispositivi a semiconduttore ed in particolare rivelatori di radiazione ionizzante, particelle cariche, impiegati per gli esperimenti di fisica delle alte energie, ma anche in altre applicazioni quali ad esempio fisica medica. E questi rivelatori sono progettati in sede da fisici dell'Università di Trieste e dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La fisica sperimentale non ha solo scoperto le strutture fondamentali della materia, ma ha anche generato varie applicazioni tecnologiche.
Il transistor e il laser furono dopotutto inventati da fisici e sono ora prodotti in grande scala dall'industria. La fisica sta inoltre diventando molto interdisciplinare, affrontando problemi che vanno dalla medicina all'economia ai sistemi complessi. Allora, l'attività di ricerca in cui sono coinvolto è la fisica dei sistemi complessi. Si tratta di una disciplina che è al confine tra la fisica teorica, matematica e l'informatica, che ha moltissime applicazioni interdisciplinari. Le sfide scientifiche del futuro certamente saranno di natura interdisciplinare. Un esempio importante è quello della comprensione del funzionamento della rete di regolazione genica, che cambierà completamente, diciamo, il nostro modo di controllare l'evoluzione delle cellule. Per affrontare queste sfide è necessario avere, diciamo, un background multidisciplinare, e certamente la fisica è una delle discipline che meglio prepara queste sfide del futuro. Un'altra delle discipline più seguite a Trieste è quella della fisica terrestre e dell'ambiente, dove, con Giuliano Panza, abbiamo un altro accademico dei Lincei. Fisica della Terra significa non soltanto la Terra solida, ma anche degli oceani, dell'atmosfera e dell'interazione di queste diverse componenti. Una parte significativa della vita universitaria non è solo la ricerca, ma anche l'interazione con gli studenti, sia di laurea che di dottorato. Abbiamo chiesto loro perché hanno scelto fisica e Trieste in particolare. Sì, io ho scelto fisica, ma in realtà quando ho fatto questa scelta mi interessavano di più la filosofia e la letteratura. Poi ho pensato che scegliendo fisica avrei comunque potuto continuare a coltivare i miei interessi umanistici. Viceversa, se avessi scelto filosofia o la letteratura, questa parte scientifica di me l'avrei completamente persa. Credo sia una questione di linguaggio. Il linguaggio che si utilizza nella letteratura e nella filosofia è quello di tutti i giorni, tutto sommato. Invece in fisica si usa la matematica, e la matematica ha bisogno di una conoscenza, un approfondimento maggiore. Non ce l'abbiamo naturale, almeno, non sempre. Poi però, andando avanti, le motivazioni che mi hanno spinto sono state diverse, e soprattutto la possibilità di modellizzare la realtà, di descrivere cose concrete. E adesso sto facendo una tesi sulla transizione liquido-vetro, ed è una tesi che usa massicciamente il computer, le simulazioni al computer. E dunque ho cambiato molto il mio approccio alla fisica e le motivazioni per cui mi piace la scelta che ho fatto. Dunque io invece ho scelto fisica, è un po' difficile. Nel senso che quando in quinta superiore io ero appassionato di politica principalmente, e l'impressione che avevo della fisica però era che chi studia fisica, con le sue invenzioni, con la possibilità delle applicazioni che ha la fisica, potesse in realtà cambiare qualcosa del mondo che gli sta attorno. Quindi il mio sogno era fare qualcosa, tra virgolette, di politico con la fisica, di cambiare qualcosa in positivo della società che mi stava attorno. E poi, diciamo, ero indeciso tra fisica e scienze internazionali diplomatiche. Diciamo che in quel momento là ho scelto fisica perché mi hanno proposto una borsa di studio, diciamo, che è stato un buon incentivo. Poi adesso sono al terzo anno, sto facendo la tesina triennale, e appunto sto facendo una cosa sull'idrogeno, perché ancora mi interessano queste cose, perché ancora ho questo sogno di fare qualcosa di concretamente positivo, che porti un miglioramento nella nostra società. Sono un sognatore. Quindi a Trieste uno si trova in un ambiente scientifico altissimo e può avere contatti con molti stranieri, con molti professori, con molti scienziati che vengono da tutto il mondo. E qui è il posto dove studiare fisica, appunto, specialmente se uno poi vuole fare delle ricerche.